Un saluto da Ivan Paparella, ben ritrovati sul canale YouTube di Cellulare Magazine. Oggi parliamo del nuovo Asus Zenfone 5. Asus ha rinnovato recentemente tutta la propria gamma degli smartphone, come al solito sono declinati in diverse versioni. Oggi proviamo Zenfone 5 che si va a collocare un po' nella zona intermedia del mercato in ragione di un prezzo fissato in 399 euro, che certamente è lontano da quello di alcuni top di gamma. Proprio in casa Asus, nella famiglia Zenfone, ci sono anche dei modelli estremamente più costosi, ma anche dotati di un apparato hardware estremamente muscolare. Concentriamoci su questo Zenfone 5, uno smartphone che regala una grande sensazione di qualità percepita, davvero un prodotto premium. Certamente questo è dovuto alla presenza di una cornice metallica, ma anche alla presenza della parte posteriore in vetro ed un ottimo livello di assemblaggio. Parliamo un istante di design. Zenfone 5 si va a uniformare a una tendenza del mercato che prevede, senza fare nomi e cognomi, la presenza di questa tacca nella parte superiore. Può piacere o non piacere dal punto di vista estetico, ma certamente c'è l'ottenimento di un risultato, che è quello di una massimizzazione dell'area coperta nel display, nell'area frontale dello smartphone, perché abbiamo delle cornici estremamente ridotte ai lati, estremamente ridotta nella parte superiore, c'è solo l'incavo per ospitare la capsula auricolare, nella parte inferiore la cornice è leggermente più spessa. Il risultato però è quello di avere un telefono che, pur avendo una diagonale importante, 6,2 pollici, ma adesso la spieghiamo anche meglio, ha delle dimensioni complessive assolutamente da telefono compatto, che si lascia trasportare senza il minimo problema. Lo spessore è di circa 8 mm, poco più di 150 grammi il peso, quindi davvero non è un telefono ingombrante. Vi dicevo che dobbiamo specificare qualcosa per ciò che riguarda le caratteristiche del display, perché al di là della tecnologia IPS, che regala dei colori molto ben bilanciati, molto realistici in questo caso, davvero mi sembra che il lavoro sia proprio ben riuscito in casa Asus per la realizzazione di questo display. Dicevo, abbiamo una diagonale da 6,2 pollici che chiaramente parte dall'angolo estremo superiore, che comprende in questo caso anche la tacca, a quello inferiore. La risoluzione è 2246x1080, quindi diciamo un Full HD Plus leggermente superiore al Full HD normale, proprio per una maggiore presenza di pixel verso l'alto. Come dicevo, un display davvero molto molto ben riuscito, che conserva questa caratteristica, o meglio continua con questa caratteristica di questi nuovi display che regalano anche al telefono questa sensazione di essere molto stretto e lungo. Di fatto da impugnare sembra circa un vecchio 5,5 pollici in 16 noni. Vi dicevo, abbiamo 8 mm di spessore, circa 150 grammi di peso. Sulla cornice laterale abbiamo il controllo del volume e il pulsante di accensione, lo vedete qui sul profilo. Nella parte inferiore abbiamo il connettore USB di tipo C, il jack per le cuffie e l'altoparlante di sistema. Abbiamo poi il carrellino che ospita la nano SIM e l'espansione di memoria. Nella parte superiore abbiamo solo questi due intermezzi plastici, vediamo se va bene così, per favorire il dialogo delle antenne con la rete. Nella parte posteriore, vi dicevo, abbiamo questa superficie a specchio davvero molto piacevole, che è l'unico inconveniente di sporcarsi in maniera un po' precoce. Ho provato a pulirla prima del video, ma come avete visto basta toccare appena appena il telefono e trattenere purtroppo le ditate. Sotto al cover una batteria 3300 mAh, che garantisce certamente una buona autonomia. Direi che anche il processore non tende mai a scaldare eccessivamente, ogni tanto si sente un po' di maggiore temperatura nella zona dei processori, ma direi che c'è un ottimo equilibrio tra le parti in causa, si arriva di fatto senza problemi a coprire una buona giornata di lavoro. Abbastanza bene il fingerprint, non è fulmineo, non è precisissimo, ma direi che statisticamente riesce a sbloccare lo smartphone con buon successo di tentativi. Doppia fotocamera, ecco qui c'è un lavoro importante sulla doppia fotocamera, perché Asus ha deciso di utilizzare la seconda fotocamera nella modalità extra wide, nel senso che la prima fotocamera, quella principale, ha una focale da 24 mm con luminosità f1.8, la risoluzione è da 12 megapixel. La seconda fotocamera ha una focale da 12 mm con lente f2.0 e risoluzione 8 megapixel. Ora, parlando di telefonia, ci siamo abituati a considerare il 24, 25, 26, 27 mm come la focale normale. In fotografia, quando si parla di queste
di queste focali si tende ancora a parlare di un grandangolo, quando si utilizza il termine normale ci si riferisce a 50 mm nel formato full frame. Ecco, in questo caso, giusto visto che stiamo parlando di un telefono, il 12 mm lo possiamo equiparare a quello che può essere un extra wide o addirittura un fisheye. Per alcuni comportamenti, poi lo guardiamo durante le fotografie, ci sono alcune distorsioni prospettiche comunque ben gestite che possono davvero avvicinarlo addirittura a un fisheye. C'è ovviamente anche la lampadina flash qui sotto la doppia fotocamera. Parliamo di hardware, abbiamo il processore Snapdragon 636, qui viene, eccolo qui, SDM 636, assistito da 4 GB di memoria RAM e da 64 GB di memoria integrata. Un processore che non fa mai mancare potenza, il sistema viene mosso senza nessuna incertezza. Sì, probabilmente non abbiamo l'esplosività della serie 8 di Qualcomm, ma certamente è un telefono che non tende mai a piantarsi, a rallentare, va davvero bene in tutti gli ambiti di utilizzo. E ovviamente al massimo anche tutte le connettività previste, wifi, bluetooth, gps, che funziona davvero molto molto bene. Asus Zenfone 5 viene mosso ovviamente da Android. Andiamo a vedere le informazioni del telefono, la versione è la 8.0 con le patch di sicurezza aggiornate al 1 marzo del 2018. Al solito la Zen UI va a potenziare molto Android, lo va a completare in alcune funzioni. Rispetto al passato è stata certamente alleggerita, c'è meno ridondanza di applicazioni, ce ne sono parecchie che vanno, come dicevo, a dare anche un nuovo equilibrio al sistema operativo Android e anche una personalizzazione per ciò che riguarda la grafica. Ritroviamo ovviamente l'applicazione dei temi, tirando giù la tendina delle notifiche, ci sono anche tantissime cose che già ci fanno capire la mission di questo telefono, che è assistito anche in questo caso da intelligenza artificiale. C'è ad esempio iBoost, che vi permette di massimizzare le prestazioni di sistema. Ritrovate qualcosa del genere anche nel risparmio energetico della batteria, dove potete chiedere al telefono di funzionare sempre con le massime prestazioni possibili, ma anche di risparmiare un po' di corrente e quindi avere un po' meno brillantezza. Vi segnalo proprio un tema di intelligenza artificiale che la ritroviamo anche in altri ambiti di questo telefono. Ad esempio, potete decidere di ricaricare la batteria con maggiore velocità, ad esempio nel corso della giornata, e magari rallentare il processo di ricarica durante la notte, perché è noto che la ricarica veloce tende a far soffrire un po' di più la batteria. Quindi potete richiedere la massima prestazione possibile in questo campo durante il giorno, perché avete bisogno di corrente e subito. Di notte invece potete farla ricaricare con maggiore velocità. Ma c'è ad esempio anche nella gestione della suoneria, potete regolare, ecco qui, ai suoneria, eccolo qua, potete chiedere allo smartphone di regolare la suoneria in modalità differente, perché viene percepita la rumorosità ambientale dai microfoni del telefono e quindi anche il volume della suoneria viene adeguato alle situazioni ambientali. Ecco che stiamo vedendo col passare del tempo sempre più smartphone dotati di intelligenza artificiale, ma anche delle applicazioni che stanno innervando sempre di più il sistema, non solo come capitava fino a poco tempo fa, ma magari delle applicazioni unicamente votate al miglioramento della fotocamera. Ci sono veramente moltissime impostazioni qui da poter vedere in casa Asus per ciò che riguarda la personalizzazione del sistema. Molte, ripeto, le ritroviamo anche qua sopra, riguardano appunto la massimizzazione del sistema. Si può pulire la memoria, iBoost, come vi facevo vedere poco fa. Ci sono anche delle altre applicazioni aggiunte, tipo Selfie Master e Zenmoji, che ovviamente vanno a lavorare su alcuni aspetti ludici della fotocamera. Abbiamo già visto qualcosa anche da questo punto di vista. Ecco, in questo caso ho già inquadrato il mio volto, vedete, sono io che mi sto muovendo insieme al telefono. Vi basterà poi tappare sul pulsantino rosso per eseguire la fotografia. Qui credo che sia un orsetto, questo è un piccolo gufo
che veniva anche utilizzato per fare le foto con gli altri telefoni di casa Asus nelle confezioni che ci arrivavano per eseguire gli scatti. Selfie Master invece va a cerca di massimizzare la prestazione dei selfie. Devo dire che è un'applicazione forse anche fin troppo impegnativa per ciò che riguarda i selfie, perché tende a, se utilizzate la modalità bellezza, tende a rendervi forse un po' addirittura artificiali. L'applicazione c'è, ma funziona direi piuttosto bene quella della fotocamera. Fa parte questa Selfie Master di alcune applicazioni che Asus ha lasciato nel sistema operativo. Io ero molto affezionato in casa Asus al Memo, perché ci permetteva di prendere appunti a mano libera come se fosse un taccuino, e una delle cose che invece mi dispiace non ritrovare tra le applicazioni preinstallate. Poco male, la potete risolvere il problema con altre applicazioni. Eseguiamo qualcuno dei nostri test e partiamo dalla parte telefonica come sempre. Chiamiamo il 193 di Vodafone. Vodafone Exclusive ti dà il benvenuto. Per la telefonia mobile digita 1. Per la telefonia fissa digita 2. Che dire, anche in questo caso il comportamento è assolutamente affidabile, va bene la qualità in capsula, ma va bene anche il viva voce, che forse poteva essere leggermente più alto in alcune situazioni, ma direi che davvero funziona in maniera opportuna. Tutta la parte telefonica non ha manifestato nessuna criticità in questi giorni di utilizzo. Andiamo a vedere la navigazione internet con il browser Chrome. Mi sta chiedendo di risparmiare dati, gli diciamo di no. E basta, io credo che si possa già vedere da qui che c'è una buonissima fluidità. La pagina ancora non completamente caricata, lo scroll è praticamente infinito per ciò che riguarda il nostro sito. Proviamo ad aprire un'altra notizia. Siamo in questo momento sotto copertura dell'operatore in 4G. C'è proprio qualche microscopico rallentamento, ma stiamo parlando veramente di inezie. Si naviga, che è un piacere, e anche questo è uno di quei telefoni che grazie a un display così ampio, una superficie così ampia, rende la navigazione internet particolarmente godibile e divertente. Andiamo a vedere la fotocamera in ultimo, che è certamente una delle parti su cui Asus ha puntato di più anche per questo Zenfone 5. Eseguiamo uno scatto eseguito con la fotocamera principale. Proviamo ad allargare con la fotocamera grandangolare per vedere anche come si comporta. E vediamo subito allora qui alcune delle differenze di cui vi parlavo poco fa. Questa è la fotografia normale che abbiamo eseguito poco fa, questa invece con il grandangolo. Guardate come c'è una distorsione prospettica abbastanza evidente con questa seconda fotocamera. Quindi ci sono dei momenti in cui bisogna, secondo me, identificare il momento giusto per utilizzare la seconda fotocamera, perché ci sono delle situazioni in cui si ha la sensazione proprio che tende un pochino a deformare l'immagine. La resa è piuttosto buona, questa è leggermente mossa perché Maya non ne voleva sapere di farsi fotografare, questa lo è ancora di più. È una foto scattata con la super risoluzione che arriva fino a 37 megapixel con la fotocamera normale e fino a 24 con la fotocamera secondaria e l'unione di più immagini, quindi bisogna rimanere anche un attimino fermi mentre si scatta. Questa è stata scattata con il grandangolo, questa con la focale normale. Questa è una foto di test che ho provato a eseguire, qui il mio elefantino che mi fa da modello. Questa è la stessa scarpa con fotocamera normale e fotocamera grandangolare. Ecco, questa invece è una foto eseguita con il Selfie Master. Come potete vedere c'è, secondo me, qualche artefatto di troppo, insomma si perdono addirittura alcuni dettagli del viso nel tentativo di far scomparire qualche ruga. Confesso che non me ne può fregare proprio di meno, però scherzi a parte, se magari cercate di mitigare l'effetto bellezza, perché vi rende irrealistici, oltre che poco credibili, irrealistici da guardare. Queste sono delle fotografie eseguite di notte. Ecco, anche qui guardate la traiettoria della strada com'è dritta e invece come tende a incurvare in maniera abbastanza evidente in questo dettaglio se utilizzate la fotocamera secondaria. Ho certamente una netta preferenza per le prestazioni della fotocamera principale
sia in tema di nitidezza ma soprattutto in tema di contenimento del rumore quando si lavora ad alto ISO, soprattutto nelle modalità notturne. La fotocamera secondaria ci avvisa lei stessa se stiamo utilizzando la seconda fotocamera, che siamo in presenza di una condizione di luce un po' difficile, e ci consiglia di passare alla fotocamera principale. Volevo farvi vedere proprio anche un'altra immagine. Beh, si vede già da qui una differenza proprio di curvatura del pavimento rispetto alla realtà, ma c'era anche un altro dettaglio. Ecco, guardate questo particolare metallo. Questa è la realtà e questa è la seconda fotocamera, che tende un pochino a incurvare. È una fotocamera estremamente comoda da utilizzare, ma siate consapevoli che va utilizzata per certi scenari, non sempre. Fotocamera frontale con un buon effetto sfocato, direi che è piuttosto naturale, direi anche in questa situazione è una buona fotocamera. Qui invece è senza l'effetto bokeh, vedete che la presenza dei piani di messa a fuoco, di ciò che mi sta dietro, è molto più visibile. Guardate qui la vegetazione è praticamente invisibile o irriconoscibile, qui invece c'è una messa a fuoco molto più ampia che tende a infinito da poter visualizzare. Le immagini sono comunque delle immagini estremamente piacevoli, soprattutto quando c'è tanta luce. Certamente entrambe le fotocamere tendono a soffrire un po' di più quando la luce manca, sicuramente di più quella grandangolare, quella principale invece continua a regalare delle prestazioni molto interessanti. Questa è una delle prime foto che ho fatto, non avevo ancora disattivato il flash automatico, vedete come si può rovinare una fotografia grazie al flash automatico. Se potete, evitate di utilizzare il flash, perché secondo me va veramente a combinare dei pasticci quando non serve. Da qui ci sono tutte quante le impostazioni. Compare qui la indicazione della modalità automatica in 9 megapixel, non perché abbia sbagliato a dire prima la risoluzione, ma perché se si sceglie la ratio in 16 noni la risoluzione scende da 12 a 9 megapixel. Si può anche imprimere l'ora sulla fotografia, un timbro sulla stessa foto. Qui ci sono tutte le risoluzioni video che possono arrivare fino al 4K, c'è poi il Full HD allargato, quindi in 18 noni, e il Full HD che può arrivare fino a 120 frame al secondo, lo vedete qui. Tendo a utilizzare di solito il 60 fps perché è un buon equilibrio tra la risoluzione e la fluidità complessiva. Anche i video direi che si sono comportati in maniera assolutamente adeguata. C'è poi una modalità pro che è attivabile tramite questo pulsantino, oppure anche facendo un movimento di trascinamento dal basso verso l'alto, ritocco fotografico, la risoluzione super di cui vi parlavo poco fa, che combina più immagini, portando a una risoluzione teorica, se scattate in 4 terzi, di circa 40 megapixel, se scattate in 16 noni si scende a 37. Ovviamente c'è la modalità pro, le animazioni GIF e anche lo slow motion. Una fotocamera certamente molto completa anche per ciò che riguarda le sue funzioni. Completo è un po' tutto questo smartphone, che fa della qualità percepita, secondo me, una delle sue armi vincenti. Si ha la sensazione di utilizzare un prodotto di un livello superiore per ciò che riguarda l'assemblaggio e la scelta dei materiali. C'è davvero un ottimo display. Il design, lo dicevamo all'inizio, tende a uniformarsi anche a scelte di altri produttori. Decidete voi se piace o no, perché è un fatto di gusto assolutamente personale, quindi evitiamo di dare di evitare giudizi. Se vi piace, vi piace; se non vi piace, non vi piacerà mai. Non è eccessivamente ingombrante, non è eccessivamente pesante, c'è una buona resa della batteria, quindi un buon livello dell'autonomia. Funziona abbastanza bene il fingerprint, come vi dicevo prima. Ah, ho dimenticato una cosa, proviamo a vedere anche come funziona lo sblocco facciale, vediamo se ci aiuta durante il video. Allora, riproviamo. Ok, si è sbloccato solo al secondo tentativo. Di solito durante le riprese video ce ne vogliono 10 o 12, scherzi a parte. Il riconoscimento del viso funziona abbastanza bene, non è perfetto, non è a livello dei migliori sistemi provati nelle ultime settimane, ma funziona piuttosto bene. Anche in questo caso c'è davanti la fotocamera, che certamente non aiuta, è riuscita a sbloccare in maniera abbastanza rapida lo smartphone, quindi potete contare anche su questo ulteriore sistema di sicurezza. Mi fermo
fermo qui per il video di Asus Zenfone 5 e vi rimando alle prossime recensioni. Un saluto da Ivan.